ci sarebbe anche da dire: Asbesto, perché fai questi video? Perché fai i video su YouTube? Ma questo è un altro discorso. Ora, questo video è abbastanza recente, perché lo sto facendo oggi, che se non mi sbaglio è il 9 agosto e devo fare delle cose, quindi ho detto vabbè, riprendiamo. Fatto sta che io adesso apro questi pacchetti perché non mi ricordo neanche più che cosa ho preso, ma questo mi sa di una cosa meravigliosa che riguarda la panda. Effettivamente credo che sia così. Sì, allora questo mi è stato consigliato da un mio amico, che non ricordo come si chiama e lo vado a vedere subito sul computer. Mario, questo me lo ha consigliato Mario. Notare la cinesaggine del CD masterizzato che cercherò di duplicare per preservare. Ma questo cavetto OBD2 che va su diverse auto, a quanto sembra ha il chip originale. Non so se avete visto il mio vecchio video dove cerco di collegare la panda al computer per la diagnostica, e questo cazzo di chip che avevo, il cavetto che avevo, continuava a resettarsi. Questo dovrebbe risolvere il problema dovrebbe essere risolto, quindi speriamo bene. Questo sarà da provare e lo mettiamo da parte. Poi vediamo cosa c'è qua, perché sinceramente... Ah, questo è un regalo. Ah, questo è un regalo. Come al solito sono dovuto andarmi a leggere i nomi, perché questo me l'ha regalato Emanuele. Ah, ma c'è anche... la scrittina. Brin del nitrato di uranile da Emanuele. Emanuele, ma qua la stampa è venuta un po' così, quindi questo brink, io immagino che significhi brinculati del nitrato di uranile, oppure brincazzo, brincagato, oppure non lo so, ditemi voi cosa volete dire questo brink del nitrato di uranile. Brincoglione del nitrato di uranile, non lo so io cosa vuol dire, ma comunque grazie di questo regalo, che è la pinza. Attenzione, questa è la pinza per crimpare i cazzerelli che mi ha mandato sempre lui, che ora non so dove sono, li vado a cercare. Li ho già persi perché non capisco dove sono. Forse li ho lasciati sul tavolo qui. No, Madonna, c'è ancora un casino, devo sistemare. Dove ho messo i pirli? I pirli per crimpare, i famosi cazzetti. I cazzetti di cui ne ho forse un po' qui nei cassettini. Comunque lui me ne ha regalato una bella scatoletta di varie misure, e quella è la pinza per crimparli. Ma se io non li trovo, ma io divento un animale, ma perché non trovo mai un cazzo? Va bene, userò il solito trucco. Farò finta che non mi servano, e quindi salteranno fuori da soli davanti a me, ci inciamperò. Bene, non mi servono. Già, non mi servono proprio più. Va bene, ed eccoli infatti trovati. Ve l'ho detto io, questo trucco funziona sempre. Quindi questa è la pinza per crimpare questi cazzetti. Ed è una gran bella pinza. Ma dentro c'è anche la sorpresina. You can get. Yes, you can get. I can get. Mi viene il caghetto, praticamente. E dentro un'altra cosa. Saranno, sì, le istruzioni su come pinzare. Però istruzioni scritte nella lingua dei debosciati e dei... Vabbè, non si può dire qui. Va bene, qui abbiamo le istruzioni how to use. Prendila e usala. Ecco le istruzioni. È fantastico. Ma è una cosa pazzesca questa pinza. È solida. Guardate cosa fa. Questa stringe da tutti i cazzi, da tutti i lati, da quattro lati stringe, come se non ci fosse un tomorrow. Poi la tieni così e lei si chiude. Va bene, è necessario provarla. Ora, ovviamente trovare un pezzo di filo è un porco... Perché? Allora, mettiamo il caso che io voglio crimpare questi fili di questa ventolina.
perché se li avvito su un morsetto questi si tagliano. Allora cosa faccio? Intanto li accorcio questa spellatura che è una merda. Poi devo aprire nel verso giusto per non mischiarli questo scatolino. Scegliere i pirli piccoli e quindi ne metterò uno qui. Vedete, questi si ficcano nel filo. Così. E ora si crimpa. Ora si prende e si mette qui, vedete. Ecco, l'ho messo a filo. Non so se si nota, e stringo con violenza in una dita, e guardate, l'ho crimpato. È perfetto. Questa cosa è meravigliosa. Guardate, ve lo rifaccio davanti. Allora, forse potrei farlo in un altro modo, perché se io stringo un po' questo, vedete, lui, ecco, lui me lo prende così. Poi io ci ficco il filo, questo è un uso un po' più creativo, e poi crimpo. E guardate che cosa meravigliosa. Perfetti. Perfetti, questi in ambito industriale li ho usati un sacco negli anni 90. E che dire? Grazie, è un oggetto meraviglioso, un kit stupendo per fare cablaggi come si deve. Mi piace molto questa bustina che sembra quasi di carta oleata e invece è plastica, una plastica polietilene alta densità, quindi è una plastica atossica, assolutamente inerte. Il polietilene ad alta densità è una delle plastiche migliori che esistano. Ma vaffanculo. Grazie, Emanuele, grazie. Ora, cosa c'è qua dentro? Scopriremo immantinente. Qui c'è una freccia che indica tirare. Oh, backup. Finalmente, backup da 50 giga l'uno. Bene, ho bisogno di fare i backup dei video YouTube, delle copie dei video, perché ho il disco pieno. E per finire abbiamo questo, che potrebbe essere un ricambio della Panda, che aspettavo da un po' di tempo. E potrebbe essere il kit delle boccole del cambio. Perché forse non tutti sanno che il pomello, come si dice, la leva del cambio della Panda non deve ballare così e così e così e così a cazzo, non deve fare come una minchia, ma deve stare ben fermo. E per fare questo, una cosa che non fa nessuno è cambiare queste cazzatine qua, e cioè le boccole del cambio, e questo è il kit per Fiorino, Fiorino 1, va bene, questo è comunque Pamba. Questo è il kit delle boccole del cambio, che spero di cambiare al più presto, o di farmi cambiare al più presto. Non credo di riuscirci da solo, anche se non sembra complicato, però vedremo. Per concludere questo inutile video, qui abbiamo del contenuto. Intanto all'Isola Ecologica ho trovato questa, che è una lampada. Ecco,
e immagino anni 60. È un po' ballerina, c'è una lampadina dentro. E notare il cavetto e la spina è qualcosa di meraviglioso. Una volta si faceva così e io la lascerò così. E questa proveremo a sistemarla, a dargli un'aggiustata, perché mi sembra a metà tra una lampada mortuaria e una roba anni 70. Dopodiché abbiamo una serie di radioline. Con le musiche di Fallout trasmesse dal mio trasmettitore. Bene. Questa è un'altra radiolina del cazzo, vedremo cosa farci. Ma qui abbiamo radioline più carine, questa è una Vauxhall. Oh, anche questa. Wow, ma anche questa funziona. Che figata. Questa ho solo messo le pile, non prendeva un cazzo, invece funziona. Su tre frequenze, perché la frequenza principale è qua. Però quel trasmettitore cinese manda tante di quelle armoniche che me la trovo anche qua. E qua. Wow. C'è un po' di rumore di fondo, non c'è niente da fare. Molto bella. Poi abbiamo una valvola, me l'ha regalata il mio amico Kung, è una Fivre e non so bene cosa, vedrò. Ah, questa è la base, è la base di questa radio che si ficca qua così e lei va con la 220. Ed è molto interessante questa cosa. La mettiamo qua. Poi è uscito fuori un altro strumento, anzi un instrumento. Questo è un oscillatore. Un oscillatore modulato, immagino. Perché qua ci sono delle frequenze, attenuatore, le bande. È molto bello, sarà da sistemare, immagino che sia a valvole. Penso proprio di sì. Ah, c'è il cambio tensione, che bello. Qua sotto. Lo lasciamo qui. E poi per finire questa. Questa che voi non capite, ma è una radio, perché qua si apre e lei, a quanto ho capito, si accende aprendola. Ed è onde medie, infatti no, ha un contatto qua per accendere. Quindi si accende aprendola grazie a questo pulsante e la sintonia funziona. Non sono sicuro che sia valvole, penso che sia transistor. Molto bella, dentro ci sono delle batterie che devo togliere, sono batterie mezza torcia, normalissime, ma devo svitare qui per aprire e non voglio farlo adesso, sarà oggetto di futuri video. E questa è una maniglia che va sistemata e non so come riuscirò a sistemarla, perché questa andrebbe proprio rifatta da qualcuno che se ne intende. Vedremo, in un prossimo video cercherò di sistemare questa simpatica radio portatile che uno può portarsi in giro per ascoltare la roba. Che dire, questo è tutto, ora devo solo trovare un posto per questo ciarpame e dopodiché cominciare a programmare di metterci le mani per fare altri video. E torniamo sempre al solito discorso asbesto, ma perché fai sti video? Cosa ti spinge? Non lo so, io ho sempre fatto video da ragazzino, in gioventù, ho fatto cortometraggi, ne ho un sacco, acquisiti da nastri video 8, videocassette, come forse ricordate, ho fatto un video sul recupero dati dai nastri magnetici video e ho recuperato le mie cose, i miei film. Magari vi metto qualche pezzo qua. Oggi giorno 28 novembre 92.
Ok. Ciao, ciao. Oh, che ingente quantitativo di fango! Non supponevo si trattasse di cotanto orrore. Ma noi vi tocca assorbire queste cagate, non c'è niente da fare. È una cosa molto isomorfa.